ritmo sempre più serrato le selezioni pre-olimpioniche in vista dell'ormai imminente Melbourne. E di scena a Stoccarda la più antica e nobile delle discipline sportive, la ginnastica. Sono di fronte le squadre della Svizzera e della Germania occidentale. Si esibisce agli anelli il tedesco Klein. Lo segue alle parallele il connazionale Helmut Lanz. In questi esercizi la robustezza del fisico è il terreno grezzo, che con quel pizzico di estro personale trasforma l'atleta in un artista, che si esprime con plastiche, vigorose e lievissime immagini. Ed ecco cimentarsi con la sbarra lo svizzero Stalder, a cui la giuria assegnerà il primo posto nella graduatoria finale. Sembra quasi che il ginnasta sia riuscito a sottrarsi alle ferree leggi di gravità e che privo di peso si diverta a disegnare perfettissimi cerchi con il rigido compasso del suo corpo. Sarà soprattutto merito suo se la formazione elvetica riuscirà a prevalere, sia pure di misura, sui degni rivali germanici.